Appassionati di pallacanestro, benvenuti a Overtime, la trasmissione di canecaccia.com che segue il girone B della Serie C Lombarda. Al dodicesimo turno, ad un turno dalla pausa natalizia, diamo il via alla slide della classifica generale prima di commentare i vari incontri disputati nello scorso weekend. Via la clip audio. Rimangono solo due squadre in vetta alla classifica dopo la dodicesima giornata. Cadorago e Cerromaggiore comandano con 20 punti. Seguono Rovello, Castron e Gallarate a 18. Solo Cantù a 16, poi Tradate e Groane a 14 completano l'eventuale griglia playoff. A 10 punti, Posto Varese, a 8 punti, Cassano Magnago, Virtus Orona, ABA Legnano e Pallacanestro Varese. A 6 Luino, Ollate stacca Tavernario a 4 punti, quindi la seconda vittoria dell'anno. Ultima chiude la classifica il già citato Basket Tavernario con una vittoria e 11 sconfitte. Iniziamo dal match giocato venerdì sera tra Cassano Magnago e ABA Legnano, referto rosa per i locali che risalgono così posizione in classifica con il quarto urrà della stagione 2015-2016. Pur senza Mappelli out sino a gennaio, i padroni di casa partono forte, 37-24 al decimo grazie alle tante conclusioni da fuori. Poggiolini, 6 su 10 da 2, 3 su 5 da 3, dà il primo concreto vantaggio, seguita dalla spinta poi di Moalli, 3 su 5 del campo, più 16 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi per l'ex playmaker di Gazzada, che permette al team locale di dilatare lo scarto con la giovane Legnano sino al 58-39 dell'intervallo. Dopo la pausa lunga, nonostante un ottimo Del Torchio, 18 punti finali con 6 su 9 da 2, 10 rimbalzi, l'ABA rientra sul 77-74 del 35esimo, grazie a Biraghi, 5 su 10 da 2, 5 su 8 dai liberi, e Tiengo, 2 su 3 da 2 e 3 su 3 da 3. Ma sono i muscoli di Capedani che respingono l'assalto legnanese negli istanti finali del match. Vittoria sofferta per Gallarate contro i giovani varesini. Passa in volata la Safco sfruttando la serata magica di Marcello Pariani, 30 punti con 14 su 20 al tiro più 9 rimbalzi. L'energia messa sul parquet dei giovani varesini dopo il 12-13 del primo quarto permette ai locali di chiudere avanti alla seconda serena 30-26 con l'ex De Vita sugli scudi, 14 con 7 su 13 al tiro e con Calzavara, 2 su 4 da 2, 3 su 3 da 3, dagli una mano. Così, al rientro in campo, Gallarate si ridesta e con Puricelli, 11 finali e Ciardiello, mette la testa avanti alla mezz'ora, 45-47, visti tanti errori degli avversari dal perimetro, 4 su 23 da 3, le cifre del team dei locali. Il suggello poi finale per la Safco è messo dal controllo delle aree esercitato dal già citato Marcello Pariani e dalla precisione in lunetta dei ragazzi di Coach Viss. I capoclassifica dell'Olimpia vincono ancora. Nulla da fare per Tradate che però parte lanciata 19-23, scusate, al decimo, firmato dal solito Beretta, 5 su 8 da 3. Assistito da Fogato, 8 recuperi. Nel secondo quarto la capolista aumenta l'intensità sui due lati del campo e prende la testa, 48-42 al ventesimo, con le soluzioni di un tonico Tacchini, 23 finali. Allungando poi nel terzo quarto, 64-53, grazie al capocannoniere del girone Casati, 21 punti. Nell'ultimo quarto, complici anche le tante palle perse dalla Sporlandia, 24 totali per il team di coach Alberio, l'Olimpia amministra e così continua la marcia in vetta alla classifica.
Nel derby comasco della dodicesima giornata tra ABC Cantù e Groane Lentate, vittoria per gli ospiti che così infliggono il primo stop a casalingo all'ABC. Inizio in salita per i locali, dopo il 3-3 di Munafò, Groane piace un parziale di 5-0 grazie alla coppia Cardani-Dugo, che già fa capire come si svolgerà il derby. Poi al quarto è una bomba del già citato Munafò a 10 finali a riportare avanti Cantù 8-7 che allunga sino al più 5. Parziale fermato dal neoentrato Visini, 18 finali e top scorer del match, per il 17-16 del decimo di gioco. Il secondo quarto inizia con ben 2 minuti senza canestri ed è Fioravanti, 13 finali, migliore raggiatore canturino di serata, a sbloccare l'impasse. Il giovane esterno poi porta i biancorossi al più 6 del quindicesimo, 26-20. Sono però 6 punti consecutivi di Bottinelli, 17 finali, a ristabilire la parità tra le squadre al 17esimo, 26 pari. Finale poi del tempo, marchiato da Pifferi, 11 per il 33-29 interno della seconda sirena. Nella terza frazione continua il susseguirsi di emozioni con le contendenti a rispondersi colpo su colpo, con Del Piero, 13 per entrante play della Mia, a trovare il canestro del 50-51 della mezz'ora. Groane che si mantiene in vantaggio anche nei minuti iniziali dell'ultimo tempo, 53-59 al 35esimo, ma che poi però deve subire il rientro, meno 1 a 100 secondi dalla fine, di Cantù, trascinata da Capitan Pagani, bomba e contropiede per il play di casa, realizzatori 10 punti finali. Finale di match, Trilling, che però vede sorridere Lentate grazie alla precisione della lunetta del già citato Del Piero. Rovello sfatta il pronostico e toglie dalla vetta della classifica Castrom. Netto stop per i vari sini di coach Monte, cui non basta il solito totem Fontenelle. 7 su 16 al tiro, 6 su 8 da 1 più 9 rimbalzi. Rovello inizia concentrato e voglioso di fare, già il decimo avanti, 18-11, con Terrano 17 a trovare il canestro. Nella seconda frazione i locali innescano Erba 13 che lotta sotto i canestri con il già citato Fontenelle e così i padroni di casa possono andare negli spogliatoi al 20esimo sul più 6. 38-33 il vantaggio. Nella ripresa è ancora il team di casa a fare l'andatura, 55-50 alla mezz'ora, grazie all'MVP Bosa, 21 finali, visto anche che Castrollo tira con il 30% del campo. Nel derby tra Fagnano e Bosto hanno la meglio ragazzi di coach Galmarini. In una gara con tanti assenti, Calloni, Palladini e Intravaia, felicitazioni per la paternità avvenuta proprio venerdì a Daniele e da tutta la redazione di Cane Caccia per la Virtus Fagnano e Missoni e Joven in casa Bosto. Fagnano domina sin dall'avvio, 21-10 al decimo, grazie all'accelerazione di un frizzante Ferioli, 19 punti, supportato dall'energia sotto le planche di Diacate. Anche nella seconda frazione i gialloblu continuano a trovare il canestro, 34-18 al ventesimo, mentre gli ospiti sono abulici, nervosi e concludenti. Dopo la pausa lunga tutti ad aspettare la riscossa del Bosto, che invece manca totalmente. È il solo Gorini, 10 punti finali con 5 su 7 da 2, che cerca di spronare i compagni, ma la Virtus piazza il KO definitivo con i dardi alla distanza dell'MVP del match Tesone, 27 punti finali per l'ex Somma Lombardo. Per il 56-35 della mezz'ora di gioco. Nell'ultimo quarto gli ospiti non riescono a trovare rimedi alla cattiva serata al tiro, così il derby termina sul più 22 per Fagnano, che ottiene così il secondo successo di fila, mentre per il Bosto arriva il terzo KO consecutiva che trascina la squadra varesina in zona play-out. Nell'importante match che riguardava le parti basse della classifica tra Tavernero e Bollate, reti di Bollate, ospiti che partono concentrati e vogliosi di ottenere il secondo successo della stagione. Così al decimo Ardor avanti di 7 lunghezze, 12-19. Nonostante le continue variazioni difensive da parte dei padroni di casa, zone pressure 2-2-3, gli alto milanesi mantengono il comando grazie ai canestri di Romei, 14 finali, e Danesi, 19 top scorer, per il 32-41 della pausa lunga. A rientro dagli spogliatoi la determinazione del Bollate, 43-61 esterno alla terza sirena,
permette agli alto milanesi di mettere il là sulla il risultato finale dell'incontro. Poi nell'ultimo quarto Ardor in controllo e Taverniere che fatica a trovare la via del canestro, parziale del tempo 7-14 finale. Continua la marcia del GSO che nel posticipo domenicale batte lui. Locali che già nella prima parte di gara mettono il punto esclamativo con una scarica dalla lunga distanza che vale il perentorio 30-19 del decimo di gioco. Lui, nonostante le buone prestazioni di Gubit 12 e PA 16, nulla può fare contro la potenza di fuoco che ha il GSO, tanto che all'intervallo lungo la partita è già sul più 15, 55-40. Grazie ai soliti De Tomasi, 2 su 4 da 2, 3 su 4 da 3, 8 su 8 liberi, gli sono 18 minuti sul parquet. E Grillo, 3 su 7 da 3. Nei secondi due tempi, pura Accademia, 73-58 alla mezz'ora, con buoni riscontri di Pastori, 14 con il 100% dal campo, e De Lucia, 12 con 6 su 10 da 2 punti. Nelle file di capoclassifica, attesi ora alla trasferta a Varese contro il Boston per chiudere in bene la prima parte di campionato. Ed è tutto, ringraziamo e vi diamo appuntamento da 7 giorni. Arrivederci alla prossima puntata.